Questa descrizione fatta con queste bestie corrisponde esattamente alla descrizione fatta sempre nel capitolo secondo di Daniele con la famosa statua fatta di più metalli. Ricordate che l'abbiamo toccata l'altra volta come tema. E allora adesso diventa facilissimo stabilire la decifrazione. Il leone è il regno dei babilonesi. L'orso è il regno dei Medi, il leopardo è il regno dei Persiani e questa bestia mostruosa è l'impero di Alessandro Magno. Quando Alessandro Magno muore, la Siria e il Libano vengono dati al generale Seleuco Nicatore. Seleuco il pacificatore, Nicatore, Niche, Vittoria, il vittorioso sarebbe. 10 re, cioè lui primo, più altri 9, sono la catena che separa l'inizio della dinastia Seleucide da Antioco IV Epifane. E quindi quel cornetto velenoso che rompe i coccodrilli sarebbe Antioco IV Epifane. E costui, dice il testo, che vuole mutare costumi e legge. Interessante. Siamo alla linea 43. Mutare i tempi e la legge. E la dicitura è esattissima, perché una delle prime cose che ha fatto Antioco IV Epifane è stato mutare il calendario. Ma non il calendario dell'impero di Damasco, il calendario degli ebrei, perché lui si è comperato il sommo sacerdote al quale ha imposto di modificare il calendario liturgico per uniformarlo a una specie di calendario liturgico che doveva essere rispettato in tutto il regno seleucida. Maccabei si ribellano, ottengono in poco tempo la libertà politica, scusate, la libertà religiosa, però il calendario resta fissato. A questo punto, una volta che i Maccabei hanno ottenuto la libertà politica, proseguono la rivolta per ottenere, scusate, la libertà religiosa, continuano la rivolta per ottenere anche la libertà politica. E qui un gruppo di sostenitori di Maccabei, di gente che ha combattuto con i Maccabei, si ritira nel deserto e nasce Qumran. E come segno di ribellione, Qumran mantiene il vecchio calendario ebraico, quello precedente la riforma. Da qui il doppio calendario all'epoca di Gesù. Da qui la doppia festa della Pasqua. I seguaci ebrei della spiritualità di Qumran celebravano la Pasqua con un calendario leggermente diverso da quello, chiamiamolo, ufficiale, perché quello ufficiale era frutto di questa violenza che Antioco IV aveva esercitato su Israele. Ricordiamoci che Gesù non adopera il calendario ufficiale per celebrare la sua Pasqua. Adopera il calendario di Qumran. Questo è un dato che non va dimenticato. Quando invece i discepoli narrano la passione, se notate, cercano di condensare tutto quanto attorno alla festa di Pasqua ufficiale, perché a loro interessava porre in relazione la morte di Gesù e la risurrezione di Gesù in rapporto alla Pasqua ebraica.
quell'anno cadeva di sabato, Gesù muore il venerdì, Gesù risorge la domenica. La festa ebraica è al centro del mistero pasquale di Gesù. Va bene? Agli apostoli che hanno scritto questo è saltata l'idea della cena, perché è la cena che è pasquale. Ma la cena pasquale di Gesù non collima con la cena pasquale ebraica, ufficiale, ma collima esattamente con la cena di Qumran. La Pasqua di Qumran è la cena pasquale di Gesù. La morte e la risurrezione di Gesù è la Pasqua ufficiale ebraica. Quindi lui ha celebrato fondamentalmente tutte e due le Pasque, una con la cena pasquale, Qumran, e l'altra con la sua morte e risurrezione, quella ufficiale. Imbarazzo per i discepoli a scrivere le memorie, perché teologicamente ciò che Cristo vive è la sintesi del mistero pasquale celebrato lungo i secoli da Mosè in qua. Ma quale Pasqua? Quella ufficiale o quella di Qumran? E i discepoli non hanno potuto scegliere. Non hanno potuto scegliere perché la vera Pasqua sarebbe quella di Qumran. Ma d'altra parte, l'ufficialità del Tempio dice no, è qualche giorno dopo. Gli apostoli si sono trovati con questo materiale. Materiale storico. Loro avrebbero, noi, se fossimo stati maestri di storia degli apostoli, avremmo suggerito loro di dire: ha fatto la cena pasquale con la Pasqua di Qumran ed è morto con la Pasqua ufficiale del Tempio. Ma questa è mentalità nostra. Loro hanno preferito prendere la Pasqua ufficiale del Tempio perché il messaggio, la salvezza, era per Israele, per le pecore perdute di Israele. Ricordate l'espressione? Quindi Qumran cosa c'entra? Qumran è semplicemente una piccola setta di fronte a tutto il popolo. Il messaggio di Dio era per il popolo. Gli apostoli hanno preferito sottolineare la dimensione pasquale ufficiale di Gesù, lasciando in penombra, non in ombra, la Pasqua qumranica. Bene, abbiamo in qualche maniera decifrato il testo. Il testo cosa dice? Siamo in un contesto di giudizio. Qual è il giudizio? Il giudizio è, se notate, un giudizio di condanna verso l'undicesimo cornetto. Perché è al cornetto che poi viene tolto tutto. Questo cornetto, questo re, questo Antioco IV Epifane, imperverserà nei confronti di Israele, dice il testo alla linea 43, un tempo, più tempi e metà di un tempo. Se voi fate un salto alla linea 63, lì io vi metto, guardate che al capitolo 4, versetto 13, la parola tempo, un tempo, equivale ad un anno, lì è scritto, in Daniele capitolo 3, capitolo 4, versetto 13. Allora dire un tempo, più tempi e metà di un tempo, più tempi sarebbero due. Allora sarebbero 3 anni e mezzo di persecuzione. No, vuol dire un tempo breve, perché è metà del numero perfetto. Noi non possiamo leggere tutto simbolicamente e poi leggere in maniera matematico-storica la valenza temporale. No, se tutto è simbolo, anche il numero del tempo è simbolico. E siccome 7 è perfezione, 3 e mezzo è metà della perfezione, cioè qualcosa di imperfetto, di breve. Di fatto la persecuzione di Antioco, di per sé, dura qualche mese. Immaginati se gli ebrei accettano di essere perseguitati per 3 anni. Si sono ribellati subito. Matatia, a Modin, su nel nord, pugnala di pacca l'inviato di Antioco IV Epifane e si dà la macchia. Ed inizia la guerriglia macabaica, la prima guerra partigiana della storia.
Bene. La mezza settimana d'anni, che voi trovate al capitolo 9, versetto 27, la Bibbia si legge sempre con la Bibbia, quindi un tempo, più tempi, mezzo tempo, va capito alla luce di ciò che la Bibbia dice altrove. È stato ripreso da il linguaggio dell'Apocalisse. Ora, dire 42 mesi, cos'è che vuol dire? Provate a fare i conti, quanti mesi ha un anno? 12, 2 anni, 24, 3 anni, 36, e 6, 42. 42 mesi equivale a un tempo, due tempi, mezzo tempo, cioè 3 anni e mezzo. L'Apocalisse crea questa variante, per non ripetersi, ma è una variante che nasce dal testo di Daniele. Quindi quando leggiamo l'Apocalisse ne troviamo 42 mesi. Niente, vuol dire 3 e mezzo, cioè un tempo limitato. Oppure trovate 1260 giorni. 42 per 30, 3 per 4, 12, 2 per 3, 6, fa 1260. Cioè sempre 3 anni e mezzo, cioè sempre un tempo limitato, non perfetto. Quando il prossimo anno leggeremo l'Apocalisse, queste chiavi le dobbiamo già possedere, altrimenti viene fuori un minestrone infame. Mentre invece, avendo questi codici, la chiave, almeno grossolana, di questi codici, leggendo l'Apocalisse vi accorgerete che non è un libro trascendente, è un libro normalissimo, scritto certo con un linguaggio che ha bisogno di chiavi di lettura, ma noi le stiamo imparando. A voi forse è sembrato questo anno un anno facile, di fatto se noi condensassimo in mezza giornata di lezione tutto ciò che voi goccia a goccia avete imparato, vi accorgereste che avete imparato molto. Per cui il prossimo anno ci sarà molto più facile accedere ai testi dell'Apocalisse che non se avessimo cominciato a leggerli all'inizio di quest'anno. E mi piacerebbe che il prossimo anno, se ci fosse qualche collega nuovo, voi poteste fare la comparazione tra ciò che voi capite subito appena leggete il testo e l'imbarazzo che prova l'altro collega o l'altra collega che magari è seduto o seduta vicino a noi che non capisce un piffero. E lì potete vedere quanto è stato utile fare questo percorso che stiamo facendo. Bene, lasciamo da parte il primo foglio e iniziamo il percorso, ancora 3 minuti e poi facciamo pausa. Allora, teniamo presente che il testo di Daniele è un testo scritto in lingua semitica, quindi con la mentalità tipica dell'Oriente. Se fosse scritto solo in greco diremmo bisogna stare a cavallo delle due civiltà, ma qui siamo matematicamente sicuri che lui scrive come ebreo. Ora, nel mondo ebraico ricordiamoci che la parola Adam, uomo, Enosh, mortale, sono i due significati. Adam sarebbe il terro, Enosh, il mortale. È un nome collettivo, non è un nome individuale. Se vi ricordate, nel capitolo primo della Genesi, Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e poi scopriamo che quell'Adam è una coppia, è un gruppo. Il verbo domini è al plurale, dominino in ebraico. Bene, la espressione Ben Adam o Barnashah, andate alla linea 59, trovate la traslitterazione sia in ebraico sia in aramaico,
Bar Iona vuol dire figlio di Giona. Era il bar del Concilio Vaticano II. Dentro la Basilica di San Pietro c'erano gli scranni dei vescovi, i quali discutevano, e appena fuori della Basilica c'era il posto di ristoro, che i vescovi hanno chiamato Bar Iona. Solo che Bar Iona in aramaico significa figlio di Giona. Quindi Simone era Bar Iona, figlio di Giona. Poi stranamente in una traduzione ho visto figlio di Giovanni, ma Yohanan non è Iona. Iona è Giona, il profeta. E Yohanan è un'altra cosa. Traduzione figlio di Giovanni, non so da dove venga fuori. Comunque, Bar Nasha, figlio dell'uomo, Nasha, deriva da Henosh, è la stessa radice. Solo che Henosh è in ebraico, Nasha è in aramaico. Invece figlio dell'uomo in ebraico classico si dice Ben Adam. Ben Adam, Ben figlio, Adam uomo. Figlio dell'umanità sarebbe di per sé. Bar Nasha, figlio degli esseri mortali. Bene. Questo nome è stato adoperato per la prima volta da Ezechiele, ma lo ha adoperato per indicare se stesso, soprattutto nei momenti in cui Dio gli parla e gli fa notare che volente o nolente il profeta, che è un semplice uomo, è però un uomo particolare, è un uomo eccezionale, perché Dio gli ha dato dei poteri che altri uomini non hanno. Il potere di parlare in suo nome, ma anche il potere di vedere le cose con gli occhi di Dio. E umanamente questo non è una dote che tutti abbiamo. Quindi nel linguaggio di Ezechiele, Ben Adam, che equivale a Bar Nasha, Ben Adam è un uomo eccezionale. Chiaro il concetto? Questo è il primo dato che noi abbiamo, diciamo così, dell'Antico Testamento. Daniele adopera, se notate, l'espressione di Ezechiele, però la adopera in una maniera ambigua. Questo figlio dell'uomo non viene dalla terra, ma viene dalle nubi. È un essere celeste. Viene presentato e portato davanti a Dio. Questa simbologia sembra identificare un essere individuale. Sembra che si tratti di un tizio. Come un tizio è il Beliardo, un tizio dovrebbe essere questo figlio di uomo che viene dal cielo, non dalla terra, e che gli viene presentato. Però, nella spiegazione che lui dà, sembra che questo figlio di uomo sia una collettività. Andate alla linea 44. Allora, siamo al versetto 27, poi chiudiamo e facciamo la pausa caffè. Allora, il regno, il potere e la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Ci siamo? Non ci siamo. Perché? Perché se voi andate al versetto 27, alla linea 27, versetto 14, il Beliardo gli diede potere, gloria e regno. Notate che si tratta delle stesse parole. A chi? Al figlio dell'uomo, o figlio di uomo. Allora, se noi leggiamo solo la visione, nella visione noi troviamo un individuo. Se noi leggiamo la spiegazione, quell'individuo non è un individuo, ma è un popolo. Capite che già nel testo di Daniele c'è l'ambiguità. Figlio di uomo è una figura collettiva o è una figura individuale?
Stando alla spiegazione di Daniele, è una figura collettiva, stando alla visione, è una figura individuale. Se facciamo l'analisi, diciamo così, filologica dell'espressione, in Ezechiele è un individuo, ma nella filologia ebraica è una comunità. E rimaniamo con questo punto di domanda per il momento: chi è questo figlio dell'uomo? Un tizio o un gruppo? Dalla letteratura intertestamentaria, mi auguro che non sia una sorpresa questo nome, ma per chi così avesse poca dimestichezza con questo vocabolario, la letteratura intertestamentaria sarebbe l'insieme di quegli scritti che non fanno parte della Bibbia, ma che sono coevi agli ultimi libri dell'Antico Testamento e alla primissima esperienza della Chiesa nascente e ai testi del Nuovo Testamento. Quindi si dice letteratura intertestamentaria, quei testi che nascono più o meno tra la metà del secondo secolo avanti Cristo e la metà del secondo secolo dopo Cristo. E alcuni sì. Dunque siamo verso il 150 avanti Cristo, poco più, poco meno, e il 150 dopo Cristo, poco più, poco meno. Questi 300 anni sono gli anni d'oro della letteratura intertestamentaria. La letteratura intertestamentaria di per sé arriverebbe fino al V secolo dopo Cristo e si chiude con il Talmud. Comprende parecchi apocrifi dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma contiene anche diversi scritti rabbinici. Contiene i Midrashim, le Paraitot, i Targumim, metteteci tutto dentro quello che volete, la Gemara, la Mishnah. Di questi testi intertestamentari, quattro sono gli ambiti che ci interessano di più per capire la figura misteriosa del figlio dell'uomo. Si tratterebbe di uno scritto chiamato Enoch Etiopico, perché il testo originale è stato trovato in lingua etiopica, lingua di traduzione. A sua volta ovviamente l'originale non era etiopico, però l'originale non lo possediamo più. Quando è stato scritto? Beh, gli specialisti sono un po' incerti. Lo collocano, se notate, nell'arco di circa 120 anni, 130 anni. In quel secolo che va dal 40 circa avanti Cristo al 70 circa dopo Cristo, collocano questo Enoch etiopico. Cosa dice questo Enoch etiopico? Dice che questo Enoch viene rapito in cielo e vede la situazione escatologica, la situazione ultima, la narra, la spiega. E dice che c'è questo eletto, questo giusto, che contemporaneamente è rappresentante della sapienza di Dio, è rappresentante della giustizia di Dio. Qui abbiamo già una prima classificazione: il figlio dell'uomo è uno che rappresenta la giustizia di Dio, ma sapiente, non giuridica. Il punto di riferimento non è il codice, ma è la sapienza. Questo è un dato molto interessante. Intermediario di salvezza per la comunità, non appartiene al genere umano questo figlio dell'uomo, ma è creato prima del mondo. È una creatura, ma non appartiene all'umanità, pur essendo figlio dell'uomo. E lui sarebbe anche una figura messianica, secondo Enoch etiopico, perché deve combattere contro le potenze dei re, la prevaricazione del potere politico, e li vince. Abbiamo questo schizzo dunque della figura del figlio dell'uomo,
figlio dell'uomo che non è figlio dell'uomo, perché è una creatura che non appartiene all'umanità, perché è stata creata prima del mondo. È una figura messianica ed è una figura di giudice, ma un giudice che giudica secondo la sapienza, non secondo la legge.